Buongiorno, intanto. Io oggi, avete visto questo titolo, La filiera del vino, ci siamo trovati anche con Erika un po' a pensare, facciamo un intervento sul vino. È un mondo talmente vasto per cui poteva essere affrontato da un milione di punti di vista. A me pareva che fosse insensato dare per scontato, e adesso ve lo chiedo anche insomma, un po' per regolarvi in diretta, dare per scontato che voi sappiate esattamente come si fa il vino, chi sono le figure coinvolte, quali sono i mondi, le scelte possibili all'interno di questo mondo, e quindi ho pensato proprio di fare una cosa che cercasse di illustrare quali siano le fasi che portano dalla vigna, e anzi vedremo ancora un po' prima della vigna, fino a quando abbiamo il bicchiere pieno di vino e poi vuoto, si spiega, se è piaciuto. Allo stesso tempo però qualche cenno, al di là del fatto che sia un laboratorio storico e quindi è anche bello che ci siano dei cenni storici, ma dei cenni di storia del vino vanno fatti per capire un po' come inquadrare questo fenomeno all'interno appunto della storia umana, della storia sociale e non solo della storia sociale, proprio legato a 360 gradi con tanti fenomeni, dai fenomeni religiosi ai fenomeni conflitti commerciali e non commerciali, insomma. Quindi in un'ora e mezzo cerchiamo di fare quel che si può, cerchiamo di mettere assieme sia la parte storica sia un po' queste fasi. Bevete, non bevete? Chi non beve? Facciamolo prima, speriamo. Fuori. È interessante avere due astini qua. Allora, qualcuno di voi è già stato in cantine a parlare con produttori? Quindi, 1, 2, 3, 4. Allora ho fatto bene a non dare troppo per scontato di come si produce il vino. Proviamo a fare una cosa. Ditemi 5 figure coinvolte nella produzione di vino, secondo voi. Chi non è stato, per esempio, in azienda? Se no. Diciamo che avrei potuto chiedervi, ditemi 100 figure coinvolte con ruoli diversi e avreste potuto comunque rispondere, ma non ve ne vengono in mente manco 5, eppure, cioè, ovviamente non diciamo quello che fa il vino, il viticoltore, è già, solo che non è mai, cioè non è sempre il viticoltore a fare il vino, cioè non è detto che chi coltiva uva sia anche la persona che poi fisicamente fa il vino e che fisicamente poi lo imbottiglia e ce lo vende in una cosa in cui noi troviamo un'etichetta con delle denominazioni, un nome, Barolo, Barbarossa, Brunello, oppure un nome di fantasia, luce della vite, cose di questo genere. No? Vediamo appunto adesso, cerchiamo di vedere un po' quali sono le varie fasi che portano, e quindi le persone coinvolte, anche le competenze coinvolte, che portano ad avere più nel bicchiere. Prima però è bene, sì, qualcosa si vede, mica tanto. Spegniamo la luce, sì, si può sempre. Spegniamo un attimo. Allora, prima partiamo un attimo da un piccolo inquadramento storico, ovvero non è che vediamo il vino da 5 minuti, sì, forse per voi fra poco sarà, no, bevo il vino da 5 minuti, se l'avessi portato sarebbe più. Ma lo vediamo come uomini, come specie umana, gli ultimi dati ci dicono fra il 6000 a.C. e il 3000 a.C., ma nel senso di reperti che possono essere effettivamente datati come vinaccioli dentro anfore dove veniva fermentato il vino. In realtà alcune ricerche, più vanno avanti le capacità di retrodatazione e di andare a cercare con delicatezza nei siti archeologici, più si sta spostando indietro la datazione dei primi fermentatori e venditori di vino e quindi di
uva fermentata. Vedete qui, io non so se avevate l'idea che la culla del vino non fosse assolutamente né l'Italia, né la Francia, né la Germania, né la Spagna, ma invece è la zona caucasica. Buongiorno. La zona caucasica, cioè la zona fra la Turchia, l'Armenia. Lì abbiamo i dati che vanno più indietro rispetto al reperimento di tracce di vinificazione, e tuttora in quelle zone si vinifica moltissimo, per esempio attorno al Caucaso in Georgia. Adesso si stanno riscoprendo assolutamente anche in chiave commerciale i vini georgiani. Dalla zona dell'Armenia, qualcuno si ricorderà vagamente di aver sentito parlare che un certo Noè inventò il vino. Non a caso, Noè naufraga sull'Ararat, che è ben in quelle zone lì. Questa cosa qua forse ci dice qualcosa. Anche nella stessa epopea di Gilgamesh, che si riferisce nuovamente al fenomeno comunque storico, quello del diluvio, viene citato il vino forse per la prima volta nelle epopee classiche, e quindi è in qualche modo presente nella memoria dell'uomo che il vino nasca lì. Si diffonde poi anche nella zona della Mesopotamia, si diffonde, cosa di cui oggi noi appunto tendiamo un po' a rimuovere il ricordo, si diffonde in aree che poi sono aree oggi islamiche, e per un periodo dell'islamismo comunque il vino ha convissuto in maniera più pacifica che attualmente con la religione islamica. Quindi in ogni caso, qui ovviamente l'epoca a cui si fa riferimento non è certamente l'epoca islamica, ma parliamo di Egitto, parliamo poi di zone della Turchia, parliamo poi di una diffusione in Grecia, e poi da lì vediamo, allora, prima di vedere la diffusione del vino dalla Grecia nel resto d'Europa, qui è rappresentato, naturalmente il signore, per quanto anziano, non ha 6.000 anni, ma anzi 8.000 a questo punto, ma è rappresentata la tecnica tradizionale georgiana, cioè il vino come veniva fatto quando è nato. Il vino è come viene tuttora fatto in Georgia, ovvero in anfore, che sono queste, poi ho un'altra slide verso la fine in cui le vedrete, anfore per la fermentazione, che venivano e vengono tuttora interrate, e il signore in questione sta praticamente buttando sotto quello che viene chiamato cappello, cioè le bucce che durante la fermentazione, per effetto della produzione di anidride carbonica, tendono a salire, le sta buttando giù in modo che rimangano sommerse, non vengano fuori puzze strane, aceto, cioè sostanze che sono acido acetico, e in modo che il liquido, il mosto, continui a estrarre sostanze dalle bucce stesse. Quindi questa è una tecnica che si è tuttora mantenuta, infatti, sia nei vini bianchi sia nei vini rossi. Se voi andate a bere dei vini bianchi georgiani, praticamente avete dei vini di colore arancione, così come per esempio in alcune zone anche italiane, o insomma, al di là del Caucaso, quindi in Slovenia e in Friuli, continuano a farsi i bianchi cosiddetti macerati. Ci sono dei grandissimi produttori, Podversic, Zidaric, Kante, Scherk, altri, che fanno dei vini, non tutti in anfora, qualcuno li fa anche in anfora, per esempio tale Gravner, tale Radicon li hanno fatti, o li fanno tuttora in anfora, ma li fanno comunque macerando le bucce anche sui bianchi. Questo lo vedete. Abbattetemi se avete
dei momenti di, in cui vi perdete, di domande, eccetera. La macchia nera, ovviamente, appunto, è la zona di origine del procedimento di fermentazione delle uve per fare il vino, e lì ci sono un po' disegnati i movimenti di migrazione della viticoltura. Quindi vedete che prima, diciamo, della civiltà greca, il vino e la viticoltura si sparge appunto nelle zone, come vi dicevo, un po' della Mesopotamia, dell'Egitto, dell'Anatolia, eccetera, arriva in Grecia. Dopodiché c'è il fenomeno, appunto, che ben conoscete, della Magna Grecia. Il primo pezzo, come dire, di lavoro lo fanno i Fenici, e anche parte del secondo, quindi qua ovviamente vedete alcune rotte che sono tipicamente rotte fenice. Arriva il vino e arrivano diversi tipi di vite nella Magna Grecia. Gli Etruschi sono in Italia, prima dei Romani, fra quelli che diffondono e perfezionano anche, appunto, le tecniche sia di viticoltura sia di vinificazione. Come sempre, il legame religione-vino si mantiene, nel senso che in Grecia Dioniso arriva il vino in Etruria, e c'è Fufrus, che è praticamente, appunto, il corrispettivo di Dioniso, dopodiché Bacco. No? Non sto facendo così, no? Ho invertito Dioniso, Bacco, Bacco. No. Dopodiché i Romani danno l'ultimo grande colpo d'ala verso, appunto, lo spargimento della vite e dei procedimenti di vinificazione nel resto di Europa. Questo è un po' il quadro, diciamo, della vite e del vino antichi. Senza farla troppo lunga, nel senso che, appunto, sennò si potrebbe fare un intero corso, ovviamente, sulla storia del vino, ma non abbiamo il tempo, ho selezionato alcune date, come ben sapete, in quanto cultori della storia, in maniera totalmente arbitraria, perché avrei potuto mettere anche altre date, ma alcune date che mi interessano per sottolinearvi alcuni fenomeni. Per esempio, 102 a.C. si recupera, non è 102, recuperiamo un'anfora che viene datata al 102 a.C. con il nome Falerno. Questo è un vino che, in realtà, se voi andate nei supermercati, si spera che non compriate il vino lì, ma comunque anche lì, se andate in enoteca, se andate direttamente ai produttori, trovate ancora Falerno del Massico. È una denominazione campana che è fatta all'85% da aglianico, come vitigno, e al 15% da piedi rosso, che è un altro vitigno autoctono campano. Ora, il Falerno viene indicato già in un'anfora allora per dire che già all'epoca cominciava a esserci una distinzione di quali fossero i vini pregiati e i vini generici. Non vi immaginate, quando bevete il Falerno e il Massico, di bere una roba vagamente somigliante alla cosa che bevevano i Romani, per un paio di ragioni. Prima di tutto, che i vini all'epoca, per essere conservati, venivano impeciati, quindi veniva messa della pece. Non c'era ancora, non si era scoperto ancora lo zolfo come tecnica di conservazione dei vini, e quindi in qualche modo bisognava fare. Veniva aggiunto del miele per rendere più bevibile la sostanza. Spesso veniva mischiato il vino ad acqua di mare, ad acqua in generale. Veniva considerato rozzo chi bevesse il vino puro, quindi, diciamo, che non è che possiamo immaginarci che Falerno e Massico sappia di Falerno, anche perché, appunto, erano vini che venivano tenuti sul filone dolce, quindi si bevevano più in questo modo. Ulteriore, così, informazione interessante che ci dà un po' le due
le due grandi anime del vino tuttora. Perché noi beviamo vino? Cioè, perché chi beve vino? A questo potete, tranne loro due, potete rispondere più o meno. Quando e come? Se non sei alcolizzato a pranzo e a cena, diciamo, in generale. Se non sei alcolizzato a pranzo e a cena. Perfetto, io quindi già sono alcolizzato. Grazie. La mattina a colazione, no. Così. No, no, ok, a pranzo e a cena. In compagnia. E questo, in compagnia, effetti del vino, motivi per cui si beve il vino. È buono. È buono, va bene, poi? Allegria. Mette allegria. Qualcuno dice, anche, insomma, fa pensare, fa in vino veritas. La mia psichiatra che dice che è il miglior modulatore dell'umore. Modulatore. Tira su quando sei giù e viceversa. Perfetto, per risolvere problemi di bipolarismo, come diventare alcolizzati. Fantastico. E quindi, questi sono una serie di motivi che, come dire, danno da un lato verso la convivialità, dall'altro, adesso l'avete appunto poco nominato, però se prendiamo molti filoni letterari, non so, è inutile fare nomi che conosciamo in tanti, l'idea che nel vino si celi la filosofia, la poesia, è un'altra delle, come dire, delle questioni che hanno accompagnato i bevitori di vino. Queste sono proprio due anime, quella da un lato conviviale e di mangiare assieme al vino, e invece quella del lato di bere per alterare l'umore, per discutere in profondità, eccetera, che hanno due radici storiche differenti. Per esempio, in Grecia non si beveva a pranzo o a cena, si beveva nel post cena. Quindi il simposio. Quindi stare assieme, discutere, bere, ma non mangiando. Sono invece i romani che danno vita a quel nuovo filone che non cancella l'altro, ma ci si intreccia, che è quello del bere mangiando, accompagnando alle vivande. Quindi il vino e il nostro rapporto col vino ha queste due anime, e ognuno. Poi alla fine anche fra gli appassionati c'è chi non è particolarmente interessato all'abbinamento cibo-vino, chi invece non ne può fare a meno, non concepisce appunto bere fuori il pasto, come dice lì. Va bene. Altra data interessante, ha talmente successo la propagazione romana della viticoltura e della produzione, quindi del consumo di vino, che addirittura nel 92 d.C. Domiziano proibisce la coltivazione della vite. Cioè, tutto quello che c'è bene, adesso non vi azzardate a coltivare qualcos'altro. Perché? Perché aveva ormai preso posto anche del frumento e di altre piantagioni che servivano ovviamente per mangiare, e naturalmente si può anche interpretare come uno dei primi provvedimenti per tutelare la viticoltura di qualità. Cioè, se noi adesso piantiamo delle viti qua nel giardino in Sesto San Giovanni, il vino lo possiamo fare, ma fa schifo. Se lo piantiamo in collina, una serie di caratteristiche appunto pedoclimatiche ci restituiscono invece nel bicchiere qualcosa di migliore. È chiaro che se la vite andava a sostituire le piantagioni di grano della attuale Emilia Romagna, non c'eravamo tanto, e in più non mangiavano, e quindi ecco questo. Nel 280 comunque Probo, e io sospetto che il nome derivi proprio dal fatto che ha restituito la possibilità di piantare nuovamente della vite, abolisce l'editto, e quindi tanto se ne erano altamente sbattuti al di là delle Alpi, soprattutto di questo editto che naturalmente veniva poco fatto rispettare materialmente. Quindi nel frattempo francesi, tedeschi, eccetera, quelli che sarebbero stati francesi e tedeschi, stavano continuando a piantare, sperimentare e vinificare. Medioevo, non è vero che il Medioevo è sempre un secolo buio,
cioè un periodo storico buio, ma nel caso del vino così fu, nel senso che le varie guerre, pestilenze, carestie, eccetera, eccetera, assestarono un colpo abbastanza duro alla diffusione della viticoltura e soprattutto alla crescita dell'attenzione alla qualità. Quindi c'è un lungo periodo abbastanza oscuro in cui però il vino è sempre associato a chi stava bene. Per esempio, appunto, i vescovi nel periodo medievale sistematicamente eleggono le loro sedi, le civitas, quindi le sedi di abbazia, nei posti che producono il vino migliore. Esistono carteggi in cui, per esempio, i vescovi dicono: ma come mai Digione non è ancora diventata civitas? E facciamo una civitas. Digione è in Borgogna, zona in cui si producono alcuni dei vini migliori del mondo. Questo comunque dà una buona tutela alla coltivazione della vite, perché i monaci, in particolare i benedettini, dopodiché la derivazione cistercense, si dedicano in maniera molto meticolosa, come appunto la loro regola imponeva, alla coltivazione e alla selezione delle viti migliori e dei territori e dei terreni migliori. Nel 1110, per esempio, inizia la costruzione di un vigneto recintato da muretti a secco, ovvero un clos nella terminologia borgognona e poi non solo, in realtà terminologia francese, che è un nome che per gli appassionati di vino è un mito. Sono vini, i clos Vougeot, che paghiamo anche svariati centinaia di euro. E inizia a essere identificato non solo il clos Vougeot, ma tutta un'altra serie di vigneti in zona, per esempio, di Borgogna, come Chambertin, come Musigny, come dei territori particolarmente vocati. E questo lo dobbiamo assolutamente ai monaci. Io vi ho portato delle foto per farvi capire cos'è un clos, e questo è il clos Vougeot. Naturalmente sono posti meravigliosi, non tutte le parti del clos Vougeot esistenti attualmente risalgono naturalmente al 1110, perché si è abbastanza espanso, però diciamo che tutta la parte attorno all'attuale castello è quella classica. Quindi questa è una data importante, come ovviamente ce ne sono altre dello stesso fenomeno. Un punto di nuovo che mi permette di agganciare un altro fenomeno storico, finora abbiamo parlato di religione, alla storia sociale del vino. Immagino che tutti abbiate sentito parlare dei vini di Bordeaux. Sì, no? Chateau Margaux, Aubryon, Chateau Petrus, vini da, qui passiamo alle migliaia di euro, no? alle centinaia di euro, soprattutto se andiamo indietro nell'annata. Allora, e uno si dice: ma che cavolo c'è o c'era a Bordeaux per far venire fuori proprio lì questi vini così buoni rispetto ad altri? Allora, se voi andate a vedere i vigneti a Bordeaux, non è che la zona sia particolarmente entusiasmante. Tra l'altro sono tutte neanche colline, cioè parliamo di 80-100 metri sul livello del mare, cioè un'altezza che non è particolarmente entusiasmante per la vite. Tenete presente che quando già una vite invece siamo sui 300-350 metri di dislivello, ci sono delle escursioni termiche, non in tutte le zone, ovviamente nelle zone vocate, che danno dell'uva di maggior qualità. Allora, che succede a Bordeaux? Perché c'è questa grande affermazione dei vini bordolesi? Beh, nel 1241 l'Inghilterra accorda all'Aquitania, per lealtà nei confronti appunto
dell'Inghilterra stessa, invece che rispetto alla Francia, un privilegio che è quello di comprare subito i vini della zona, appunto, del Bordolese e vietare l'ingresso al porto di Bordeaux, che quindi poi ha la possibilità di essere esportati verso il ricco mercato inglese, ai vini della, della Guascogna, quindi del Bergerac, di zone circostanti che in realtà fino a quel momento nei documenti storici noi troviamo come vini di grandissimo pregio e che venivano anzi indicati come migliori di quelli di Bordeaux. Ora è chiaro che se io produco del vino e ho la certezza di poterlo vendere sempre, tutti gli anni, prima dei miei concorrenti, e invece i miei concorrenti devono aspettare il primo di novembre di ogni anno, questa era la data, e arrivano sul mercato, che ormai il mercato è saturo, c'è una bella differenza, cioè io posso investire in risorse, in ricerca, lo metto ovviamente fra virgolette visto il periodo, però questo periodo va dal 1241 al 1776, cioè sono 500 anni in cui fondamentalmente a Bordeaux hanno goduto del privilegio di poter essere i primi ad esportare i propri vini nei mercati esteri. È ovvio che cresce il marchio, oggi lo chiameremo marchio territoriale, cresce la dedizione alla vite, cresce la possibilità di vivere di viticoltura, quindi uno ci si dedica a questa operazione. In 500 anni i vini poi diventano anche migliori. Cos'è? Un economista direbbe che va al contrario, perché avevano questo privilegio, avrebbero dovuto derapare la loro qualità. Perché investire quando tanto te lo comprano lo stesso? Perché investire? No, vabbè, sì, non è che te lo comprano, non era mica solo in concorrenza, cioè non era regime di monopolio, comunque c'erano i vini della Borgogna, comunque c'erano i vini del Reno, comunque poi si afferma, non nel 1200, ma insomma, si afferma poi lo Champagne, cioè non erano gli unici vini presenti, però era una concorrenza, era un privilegio rispetto alle regioni circostanti. Cioè, non sto dicendo in assoluto il Bordeaux aveva un privilegio rispetto a chiunque, ma invece rispetto alle regioni circostanti, quindi se abbiamo presente appunto la Dordogna, che è la parte dove c'è Bordeaux, la Gironda, poi Bergerac è, diciamo, più a sud-ovest, direi, sono zone che fondamentalmente erano sullo stesso piano, ma dopodiché gli uni hanno potuto vivere di viticoltura, gli altri no, perché comunque nessuno gli comprava il vino. E investire per mantenere il privilegio, per esempio. Certo, questo è una, ma non solo investire, cioè, se tu non puoi smerciare il vino, adesso non so, appunto un economista cosa ne pensi di questa cosa, ma se tu non hai comunque un mercato possibile, fallisci, muori di fame, quindi non ti dedichi a coltivare dell'uva, ma farai capre o altre cose, cioè adesso, in questo senso qua, quindi hanno avuto la possibilità di espandersi. Ovviamente non è l'unico motivo per cui Bordeaux si afferma, poi c'è tutto un sistema, appunto, ma qua sì, anche su Bordeaux si potrebbe fare un intero corso o almeno un'intera lezione, ma era solo per far vedere come poi alle questioni belliche anche si associano dei temi che sono poi assolutamente legati alla convivialità. Un'altra data importante è quella, l'ho messa perché è oggettivamente importante nella storia del vino e poi a me diverte molto questa frase, cioè in editto c'è Filippo d'Ardito, duca di Borgogna, appunto l'uomo eletto per la produzione di grandi vini, e che in cui tuttora i vini sono fatti da due tipi di uve. I vini rossi sono fatti dal Pinot Nero e i vini bianchi sono fatti dallo Chardonnay. C'è qualcosa di tale a Ligoté qua e là, sparso, e dopodiché non c'è più questa uva che si chiama Gamay e che invece è l'uva, avete mai sentito parlare del Beaujolais?
Beaujolais Nouveau, ecco, è l'uva con cui si fa Beaujolais, ovvero la parte ormai molto molto a sud della Borgogna, quella che poi confina in realtà con Rodano, quindi tutta la zona in cui si produce ancora Gamay, che in realtà è un'uva anche molto buona. Ma perché Filippo Nardito fa questa ordinanza in cui chiama una povera uva malvagia e vile? Malvagia e vile perché arriva nella Côte d'Or, anche lì non si sa bene come, tramite commerci, tramite probabilmente una mutazione di un'uva locale, ed è un'uva che produce tantissimo, quindi un toccasana per i viticoltori che possono produrre moltissimo vino, ma per la qualità del vino non è per niente un toccasana, cioè mediamente c'è questa relazione inversa, sappiatelo, cioè più facciamo uva al nostro vigneto, più il nostro vino non sarà buono, perché cioè sarà di minor qualità, perché viene una sorta di vino diluito, cioè lo scopo della vite non è mica fare vino buono, ma è riprodursi, quindi buttare fuori il più possibile semi, che sono appunto i vinaccioli dentro le uve, e non fare delle uve che invece abbiano grande concentrazione di cosa? Di zuccheri, buon tenore di acidi, sono gli zuccheri che poi diventano alcol, quindi quando fermenta, grani d'uva, cioè acidi d'uva, belli ricchi, polposi, più ce ne sono, meno sono ricchi polposi, che è ovvio, no? Quindi in questo senso già nel 1400 in pratica in Borgogna c'era l'idea che bisognava tutelare il vino di qualità, quando invece ancora oggi in Italia, per esempio, in alcune zone baciate dal dio Baco, come possono essere il Montalcino o le Langhe, dove si fa Barolo, Barbaresco, si sta ancora a discutere, no, però un po' di Cabernet Sauvignon mettiamocelo, un po' di Merlot, un po' di questo, bisogna fare delle battaglie per non far mettere, come a tutt'oggi per fortuna non è possibile fare, il Cabernet o il Merlot nel Brunello di Montalcino o nel Barolo, no? Questo per dire perché poi c'è questa idea, ah, ma i francesi sono più bravi, hanno un tipo di storia che li ha avvantaggiati nella produzione del vino di qualità per una serie di ragioni, appunto, che sarebbe bello esplorare assieme in un corso intero, ma di cui vi ho solo fatto qualche cenno, insomma. Altra serie di questioni importanti, che sono appunto questioni di cultura materiale. Fine XVII secolo si perfeziona il tappo di sughero, che fino ad allora non era di buona qualità e quindi lasciava il vino totalmente alla mercé dell'aria, e quindi a deteriorarsi, e perciò si possono imbottigliare i vini e non vendere solamente vini sfusi. E naturalmente bottiglie di vetro, spesso, avete mai preso, sì, almeno per festeggiare l'ultimo dell'anno, anche se non è champagne, qualche vino spumante, le bottiglie di spumante sono molto più pesanti delle bottiglie di vino normale, perché devono resistere alla pressione dell'anidride carbonica che è dentro. Se fosse del vetro sottile si spaccherebbero, ed è quello che succedeva fino appunto al XVII secolo, in cui moltissime bottiglie andavano perse perché esplodevano improvvisamente, appunto partivano i tappi, esplodeva la bottiglia, eccetera. Queste due non scoperte, ma perfezionamenti tecnici permettono l'espansione del vino come lo concepiamo oggi noi, cioè appunto la bottiglia che ti porti a tavola e non comprare la botte direttamente o la damigiana. Un altro perfezionamento è il fiammifero di zolfo olandese per la conservazione del vino, bruciare appunto dello zolfo dentro le botti e poi anche dentro le bottiglie. Oggi non ci si brucia più il fiammifero olandese, ci si mette metà di solfito di potassio, delle pastigliute che hanno funzione antibatterica e antiossidante. Quando vedete, avete presente nelle etichette, contiene solfiti aggiunti?
questa roba è per conservare il vino, quindi funzione antibatterica e antiossidante, le due principali minacce che ci sono per il vino. 1801, Chaptal, ministro napoleonico, inizia a comprendere la dinamica della trasformazione appunto dello zucchero in alcol. Da questo il termine che, vabbè, chi fra voi è appassionato, guarda, si appassionerà, sentirà prima o poi questo termine, chaptalisation, è il termine che viene usato per una pratica che è possibile solo in alcune zone di Francia, ahimè la Borgogna, ma è una novità appunto introdotta da questo cialtrone, e in altre zone fredde, per aumentare il grado alcolico dei vini e renderli anche più concentrati. Cioè, se il vino si produce grazie ai lieviti che mangiano gli zuccheri e li trasformano appunto in alcol e anidride carbonica, aggiungere zucchero dà più materia da mangiare ai lieviti e quindi porta su sia il grado alcolico sia, per un'altra serie di reazioni, un po' la struttura del vino. E il buon Chaptal era appunto un chimico e capisce, un biochimico, mettiamola così, capisce il funzionamento di questo processo, e per combattere già una prima guerra commerciale che in quel momento vedeva un po' prevalere i vini strutturati, concentrati, permette ai borgognoni questa pratica che esiste ancora oggi e che si chiama chaptalisation. È possibile quindi aggiungere dello zucchero al mosto per farlo ulteriormente crescere in metanolo alcolico. In Italia li legano subito, questo perché naturalmente non abbiamo certo problemi di maturazione delle uve in Italia. Questo è possibile farlo in alcune zone tedesche, austriache e appunto francesi. Cioè, i vini sono hanno un grado alcolico più alto, più elevato rispetto per questo fenomeno? Non della chaptalisation, ma per il fenomeno naturale chiamato innalzamento del clima. Cioè, perché è più caldo, è più caldo, c'è più zucchero. C'è più zucchero negli acini e quindi diventano più alcolici i vini. Tutto qui. Difatti, appunto, la chaptalisation viene sempre meno praticata perché non ce n'è bisogno. Il problema è che spesso queste pratiche enologiche diventano una routine, un protocollo. Si chiamano proprio protocolli enologici. Se voi parlate con un enologo, ogni enologo ha il suo stile e ha il suo bel protocollo, cioè che a chiunque, è un po' semplificata così, però, dice: tu devi fare, nel momento in cui vendemmi questo, poi questo, poi questo, poi questo, metti tot grammi di acido, poi tot grammi di tannino aggiunto, adesso vediamo cosa si può fare. Seconda metà del XIX secolo, e qua chiudiamo la parte propriamente storica, davvero la trasformazione del vino una volta per sempre, cioè noi non sapremo mai com'era il vino prima di un paio di date importanti che non sono identificabili in maniera precisissima, ma sono piazzabili appunto nella seconda metà del XIX secolo, ovvero una grande ondata di malattie arrivate in Europa, oidio, peronospera e poi la famosa fillossera. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare della fillossera? Uno? E chi insomma è andato? Allora, la fillossera, il cui nome scientifico è Phyllostera vastatrix, perché è un insettino che praticamente mangia le radici, cioè non è che mangia, punge le radici, si nutre di sostanze presenti nelle radici della vigna e crea una sorta di autoimmunizzazione per cui la vigna si suicida fondamentalmente, cioè la fillossera provoca la totale contrazione delle radici e
dal momento in cui viene scoperta la filossera in una vite, 3 anni di vita massimo ed è andata. Allora, la filossera non è l'unica malattia ad arrivare, arriva da quel simpatico paesello chiamato Stati Uniti, o comunque dalle Americhe, no, in realtà arriva proprio dall'America del Nord, perché in America del Sud non c'era. Arriva dall'America del Nord e voi dite, sì, ma era già dal dalla metà del XV secolo, da fine XV secolo, che c'erano gli scambi commerciali fra Stati Uniti, diciamo così, e Europa. Già, però il vapore arriva solamente a metà del 1800, quindi i viaggi diventano molto più brevi e la filossera, che prima moriva nelle navi perché non aveva nutrimento, adesso riesce ad arrivare viva in Europa e inizia a papparsi tutte le viti. Allora, nella seconda metà del 1800 la vite europea viene totalmente sterminata. Allora, noi non beviamo vino fatto da viti come erano prima. Credo che la data che si dà per buona della prima individuazione della filossera sia il 1863, se non ricordo male, comunque siamo attorno a quegli anni lì, in Francia, e dopodiché nel giro di una trentina, quarantina, ultime propagine, una cinquantina di anni, quindi fino agli anni 20, si propaga in tutta Europa e dà il via a una corsa per capire come salvare la viticoltura europea, insieme appunto a queste altre malattie che erano invece oidio per onospera. Cosa succede? Che si scatena la ricerca biologica e poi appunto chimica nascente. Viene, grazie a questo, a Pasteur si chiede, essendo il luminare dell'epoca, di fare qualcosa, e Pasteur non individua in realtà la filossera, ma riesce a capire, per cercare i problemi legati all'oidio e ad altro, riesce a capire tutti i problemi batterici legati al vino. Cioè Pasteur è il primo che capisce la differenza fra batteri e lieviti, e quindi dà il via all'enologia propriamente detta, cioè quella che può agire da un lato sui lieviti, che invece fanno bene al vino perché appunto si mangiano lo zucchero, e dall'altro a tenere lontani i batteri, che sono quelli che poi fanno diventare il vino aceto, che sono quelli che gli danno le puzze di sudore, Brett si chiama tecnicamente quel tipo di batterio, eccetera. Allo stesso tempo viene inventato l'unico rimedio contro la filossera, ovvero, andiamo a vedere se lo pesco, perché l'ho messo da qualche parte, eccolo qua. Allora, cosa viene finalmente capito attraverso studi letteralmente sul campo? Viene capito che la malattia arrivava dalle Americhe, ma insieme alla malattia era arrivata pure la salvezza. Cioè, l'osservazione fu, ma come? Se questa bestiolina arriva dall'America, e però in America ci sono le viti, fanno schifo, perché il vino non si può bere, perché è proprio un altro tipo di vite. Era. Poi, ovviamente, c'è stato il fenomeno inverso, cioè abbiamo portato i nostri vitigni dall'altra parte. Ma è proprio un'altra varietà, appunto, è vite americana, poi ha dei nomi tecnici differenti, cioè ce ne sono di diverso tipo. Quindi si mette il portainnesto, quindi la radice e il primo pezzo della pianta di vite americana, e sopra gli si innesta la barbatella di vite europea. Il che significa che noi oggi beviamo un vino che non c'era prima, perché è fatto da una sorta di ibrido dato da, come dire, i piedi
americani e il torso europeo. Non so se è chiara questa cosa. In realtà abbiamo la fortuna di poter bere alcuni vini che sono pre-fillossera, e infatti se li fanno anche pagare abbastanza cari, in delle zone in cui la fillossera non riusciva a muoversi. Per esempio, tutte le zone sabbiose, quindi vulcaniche, la fillossera non riesce a riprodursi nella sabbia. Quindi, per esempio, sull'Etna ci sono moltissime viti pre-fillossera. In viticoltura di montagna, perché la fillossera non riesce a riprodursi oltre tot metri sul livello del mare, e quindi per esempio in Val d'Aosta abbiamo dei vini pre-fillossera. Il Blanc de Morger è un vino che molto spesso è fatto con viti pre-fillosseriche. Qua io vi ho messo, e qui arriviamo alla questione, appunto, mi dite quanto un po'? 5-20, più o meno la metà. Allora, qui arriviamo alla questione di chi è coinvolto, cioè cosa bisogna fare e chi bisogna chiamare per produrre del vino. Torniamo un po' indietro, perché questo già è un passo, l'avete capito, dobbiamo capire. Io qua vi ho messo una tabellina, ma tanto per indicarvi, ce ne sono moltissime, ma dei principali tipi di porta innesto. Questa per esempio è una scelta che presuppone delle competenze, presuppone delle persone che ci lavorino dietro a questa cosa qua, cioè quando io decido di piantare una vigna, che porta innesto scelgo? Mica ce n'è uno. Ci sono, proprio perché vi ho detto ci sono diversi tipi di viti americane, ci sono una serie anche di ibridi possibili che ormai hanno dei nomi, il Gober 5BV, il 420A e quelli che vedete lì, ma ce ne sono molti altri, che hanno delle reazioni diverse su diversi terreni. Cioè noi possiamo avere terreni ricchi di potassio, scarsi di potassio, azotati, non azotati, possiamo avere dei terreni siccitosi, quindi dove non piove mai, oppure dei terreni dove comunque l'acqua è abbondante. Non tutte le piante reagiscono nella stessa maniera e non tutti i porti innesti reagiscono nella stessa maniera. Quindi quella già per esempio è una prima scelta che va fatta. Cosa compro? Quale porti innesto metto? E non solo legato al terreno, se io ho un Nebbiolo o se ho un Cabernet Sauvignon o se ho del Trebbiano, devo mettere tre porti innesti molto diversi, perché queste piante si comportano in maniera diversa. Qualcuna è più vigorosa e quindi la devo frenare, qualcuna invece è di suo poco produttiva, e quindi se metto anche un porto innesto che è poco vigoroso, rischio di fare una vite troppo debole o che produce un grappolo pazzesco, però iperconcentrato, e poi dopodiché insomma, non posso far pagare una bottiglia 3 milioni di euro perché lo fate con un grappolo ogni 40 viti. Allora, quindi questa qui già è una delle scelte da fare. Beh, qua vi ho portato tutto un altro capitolo che sarebbe molto bello fare, il legame fra arte e vino, ma vi ho portato questo qua, cioè questi sono due dettagli di questo quadro, che è Pranzo con le ostriche che è del 1720, per farvi capire, anche qua, il rapporto Francia-Italia, quanto già fosse nella cultura condivisa il bere vino, in questo caso il bere champagne. Se vedete la parte, diciamo, più generale del quadro, e anche qua in effetti, vedete che hanno tutti lo sguardo rivolto verso l'alto. Perché? Perché stanno guardando il tappo che è esploso, come bon ton gli amatori dicono che non si dovrebbe fare, però appunto si faceva anche allora per festeggiare. Però già nel 1720 era parte non della cultura popolare, nel senso che il popolo beveva champagne, però le rappresentazioni appunto culturali, quindi
nei quali già avevano questa usanza del bere champagne e del mangiare ostriche, che non è un abbinamento pazzesco in realtà, ma era buono all'epoca perché lo champagne, come molti altri vini, era molto più tendente al dolce, cioè ci si lasciavano gli zuccheri, quindi essendo l'ostrica salata, metallica, avere qualcosa di un po' più morbido e poi frizzante così era una bella completezza. Oggi se vi sparate uno champagne naturo, cioè senza zucchero, molto secco, in realtà è un abbinamento che è un po' duro in bocca, non è proprio entusiasmante. Allora, beh, qui vi ho messo tre foto di tre ottimi barbareschi che però hanno tutti, cioè sono differenti per un aspetto che voi non potete cogliere se poi non sapete leggere le etichette. In realtà da alcune etichette non si può nemmeno capire, ovvero questi sono tre ottimi prodotti, ma come vi dicevo prima, non è detto che chi coltiva l'uva sia la stessa persona che fa il vino. Qui abbiamo un caso di un viticoltore che si coltiva l'uva, si fa il vino e se lo vende. Qua abbiamo il caso invece di quello che in Francia per alcuni aspetti chiamerebbero négociant, cioè una persona che compra le uve, va in giro a comprare le uve migliori e poi si fa a casa sua, senza artifici, il suo vino e fa un altrettanto ottimo vino. Qui invece abbiamo un terzo caso ancora, ovvero, vedete scritto produttori del barbaresco, questa bottiglia che vedete probabilmente a volte anche nei supermercati, se hanno una buona selezione, questa è una cooperativa di produttori. Per cui non c'è un signore che fa il vino, ci sono una serie di soci conferitori che ovviamente nelle zone per cui è autorizzato chiamare poi il vino barbaresco, quindi l'uva è Nebbiolo e però si può fare solo in alcune zone specifiche il barbaresco con l'uva Nebbiolo, lo coltivano, dopodiché lo danno alla cooperativa di cui essi stessi sono soci e la cooperativa vinifica il vino e poi vinifica l'uva e poi lo vende. Quindi da questo punto di vista noi possiamo avere ottimi prodotti ma fatti con tre fasi produttive differenti. Allora, vediamo un po' quelle famose, appunto dicevo prima, non 5 persone ma molto spesso varie di più coinvolte nel fare vino. C'è una prima parte, cioè quella legata al vitigno, quella legata al vigneto, dove viene fatta l'uva per poi fermentare e farci il vino. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno per esempio di materiale per lo scasso, cioè non è che nascano così i vigneti, bisogna fare qualcosa. E quindi per esempio dobbiamo rivolgerci a una ditta che abbia strumenti di quel genere, ovvero scavatori, eccetera, eccetera. Dopodiché dobbiamo decidere, l'abbiamo visto prima, i portainnesti per questa questione della fillossera, e quindi dobbiamo per esempio andare da... esistono delle aziende che fanno solo quello, cioè tu vai lì e dici vorrei N centinaia o migliaia di porte innesti o addirittura di barbatelle già innestate, quindi vorrei un porte innesto così con del Nebbiolo, del Merlot, del Cabernet, a seconda di quello che vogliamo. Altra questione, ora se vado troppo nel tecnico appunto abbattetemi, ma quello che noi mettiamo innestato dobbiamo scegliere. Anche qua non c'è un solo tipo, cioè uno dice ok, il Nebbiolo. Nebbiolo che? Quale? Che cosa? Esistono tante varietà, esiste il Michè, esiste il Rosé, esiste il Lampia, e dopodiché i cosiddetti cloni, cioè
Questa è una questione che è importante per comprendere delle dinamiche di omologazione o differenziazione dei gruppi. Un tempo le viti ovviamente morivano, cioè non è che la vite sia eterna, al di là della filossera, come tutti gli esseri viventi a un certo punto tira il gambino perché non ce la fa più. Quindi bisognava sostituire man mano le viti che o si erano ammalate oppure erano morte di vecchiaia per riempire il vigneto. Un tempo come veniva fatto? Veniva fatto con la cosiddetta selezione massale, cioè dentro il nostro vigneto noi accortamente andavamo a selezionare, magari in un filare vedevamo che c'era una parte di piante che produceva molto bene per la nostra idea di uva buona e cominciavamo a prendere qualche barbatella da riprodurre lì. Poi c'era un'altra parte del vigneto che ne produceva con un'ulteriore caratteristica, magari era una parte in cui le uve venivano con un po' più di acidità e ci interessava, e allora prendevamo qualcosa così e ripopolavamo il vigneto in questo modo. Perciò mettendo assieme una certa varietà che non era mai schematicamente scientifica, era solo frutto dell'esperienza. Con la invece standardizzazione anche della produzione industriale, agricoltura ma industriale, delle barbatelle, si è sempre più mirato a selezionare in maniera clonale, cioè a riprodurre sempre dallo stesso ceppo un tipo di uva con determinate caratteristiche e a venderlo in serie. Quindi, per esempio, è finito che il Nebbiolo esiste in Valtellina, esiste nelle colline novaresi dove si fa il Gattinara, dove si fa il Boca, eccetera. Esiste ovviamente nelle Langhe dove si fa il Barolo, il Barbaresco, eccetera, eccetera. Ed erano tutti tipi un po' diversi, che avevano appunto anche delle caratteristiche di adattamento alle zone che venivano da secoli. Oggi, se noi dobbiamo coltivare del Nebbiolo nelle colline novaresi oppure nelle terrazze retiche appunto della Valtellina, o se lo dobbiamo fare in Langa, andiamo al vivaio e compriamo ogni dia il clone, mi sfuggono i primi tre più noti e più diffusi, e in questo modo standardizziamo la produzione perché viene tutto più simile, ovviamente. È come se fossimo riprodotti in laboratorio noi invece che accoppiarci in maniera spontanea, più o meno. Allora, altre questioni. Ovviamente se dobbiamo fare una vigna dobbiamo comprare pali, materiale per la vigna, ed esistono aziende che fanno solo quello. Aratri, le macchine per i trattamenti, per defogliare, per potare, per vendemmiare. Vi faccio vedere, vedete qua ci sono diversi tipi. Un conto è lavorare in un vigneto fatto così, che è molto meccanizzabile. Questo tipo di struttura si chiama ritocchino perché segue la massima pendenza. Questo tipo di struttura qua, queste sono le vigne di tale Mattia Filippi nella zona di Trento, che fa dei vini ottimi. Qui chiaramente meccanizzare la vedo un po' più dura. Questo tipo di struttura si chiama invece a giro poggio. Vedete, ce ne sono di diverso tipo. Questo qui è di Tocchino, qua sono tutti appunto taglia poggio, cavalca poggio, e questi a terrazze. Se qualcuno di voi siete mai stati in Valtellina, siete vivi, vedete? Per parafrasare Frank Zappa, parlare di vino è come danzare di architettura, cioè, veramente, vabbè, senza il vino nel bicchiere è tutto più sterile. Allora, vi faccio vedere un po' appunto il discorso delle diverse possibilità di coltivare e di gestire un vigneto, e quindi anche per esempio il diverso costo che dei vini hanno per semplici costi di produzione, perché per questioni di marketing, di notorietà,
e dei macchinari che, di cui si ha bisogno se si va alla meccanizzazione dei vigneti. Un conto è lavorare così, un conto è lavorare, qui siamo a Tramonti, zona appunto del Salernitano, qui siamo esattamente in Valtellina, qui siamo invece nelle Cinque Terre, dove vorrei far notare che viene indossata la maglia del Doria e non la Doria. Beh, qua adesso non c'è tempo per vedere tutte le varie forme, ma capite che c'è bisogno anche di opere edili, non solo agricole, per mantenere certe vigne. Questa meraviglia, per esempio, qui siamo in zona di Donnas, in Val d'Aosta, diciamo, subito passato il confine con il Piemonte, è l'ultimo o il primo avamposto del Nebbiolo, dove quest'uva ancora riesce ad esprimersi. Oppure Tendone, quindi abbiamo bisogno di un sacco di figure. Queste robe qui che vedete, oppure abbiamo bisogno di altre risorse, quindi dobbiamo pure comprare e allevare. A proposito di luoghi mito, la Romanée, e siamo tornati in Borgogna, molto vicino a quel Clos Vougeot di cui si parlava, e qua siamo di nuovo sui migliaia di euro. E invece qui vi faccio vedere un vigneto che non so se vedete. Ora, se doveste fare un picnic qui, o per esempio in questo, ma anche in questo qua, adesso lì ovviamente lo stanno dissodando, quindi non è particolarmente entusiasmante, ma io credo che tutti sceglieremo di farlo qui il picnic. Che faremo? È un vezzo l'uso del cavallo, è l'unica possibilità? No, non è un vezzo, è per evitare. Allora, intanto, dunque, il cavallo si usa anche su terreni in cui i filari sono molto ravvicinati, lì alla Romanée lo sono, appunto per produrre del vino molto concentrato e molto di qualità, e poi questo vigneto è coltivato in biodinamica, quindi ovviamente non possiamo usare null'altro che la forza delle braccia. Poi c'è anche una questione di marketing, naturalmente, perché dire che coltivo vigneto a cavallo fa tutta un'altra scena. Così, a parità di prezzo, diciamo che preferiamo prendere una cosa fatta con questo grado di romanticismo. Dopodiché non è mai a parità di prezzo, però, perché i costi sono alti. Dicevo, vi faccio vedere un'immagine che invece dà un'idea del vigneto un po' diversa, e questo è un vigneto diserbato. Sono stato anche gentile che ho fatto vedere un vigneto in cui almeno non diserbano l'intrafila, ma solamente il sottofila. Quando voi vedete vigneti così rossi, a meno che appunto non siamo in zone particolari dove c'è una terra rossa, e molto spesso viene anche evidenziata, sottolineata, ma questo rosso appunto un po' malaticcio è classico del vigneto devastato dal diserbo. Quindi anche questo è tutto un fronte che richiede investimenti, competenze, perciò compro i trattamenti, ho qualcuno che mi dice come farli, molto spesso sono poi le aziende produttrici di trattamenti che ti dicono sì, fai 12 diserbi, adesso 12 diserbi veramente neanche a Hiroshima, credo. Però comunque i trattamenti invece per le malattie sì. Ora, questo ovviamente in maniera molto spedita, molto generica. Altro pezzo: una volta che abbiamo portato a casa l'uva, abbiamo la parte di vinificazione, e anche qua sono moltissime le competenze chiamate in causa e i materiali. Una questione intanto è la cantina, perché per fare del vino comunque una cantina tenuta in maniera pulita,
con gli spazi giusti per non pestarsi i piedi quando ci sono le varie operazioni, arriva l'uva, bisogna metterla nei tini per fermentare, bisogna poi imbottigliare, ci deve essere, quindi un minimo di investimento su quello. A volte non è un minimo, ma è questa roba qua. Questa, se avete sentito parlare di tale Mario Botta, insomma, un artista abbastanza famoso, è una sua realizzazione ed è una cantina in Toscana che si chiama Petra, e, che diciamo è meglio la cantina dei vini, però dimentico che questa roba viene registrata. Ciao Petra. Ci sono delle agglomerazioni adesso di cantine rivisitate dagli artisti, non sbaglio, cioè delle... Paesi Baschi, cioè. Sì, 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 nei Paesi Baschi sì, cioè, però anche in Rioja, per esempio, c'è, c'è un grosso produttore di Rioja, Marquis de Riscal, che ha una cantina fantascientifica. Però sì, non parlare di agglomerazioni adesso. Ho visto il servizio su Paesi Baschi dove c'era quella disegnata da Calatrava. Sì, beh, naturalmente la logica è anche quella che appunto, il vino ormai è sempre più intrecciato con la dimensione turistica, quindi ogni zona punta su la valorizzazione di un aspetto. In Borgogna fare una cosa del genere è prima di tutto ti legano, secondariamente è controproducente, perché chi va in Borgogna cerca quel tipo di cose, appunto il cavallo, eccetera, il clos. Se andiamo a Bordeaux e abbiamo in mente appunto i grandi chateau ricchi, magari ci aspettiamo anche di visitare una cantina di questo genere. Stessa cosa un po' il paragone fra Toscana e Piemonte, e Milano. Allora, qui vi dicevo, ci sono nelle operazioni di vinificazione tutta una serie di scelte, di competenze di persone che possono essere chiamate in causa, per esempio dove facciamo fermentare e poi dove facciamo affinare il vino. Allora, prima lo raspiamo, prima togliamo gli acini dal grappolo, non tutti vinificano togliendo il raspo, si può vinificare anche col raspo e quindi poi espellerlo in un secondo tempo, ma tendenzialmente insomma, la maggioranza dei produttori vinifica levando il raspo, quindi non lo si fa quasi mai a mano, ovviamente lo si fa con questi orpelli, quindi con queste macchine che si chiamano pigiadi raspatrici e scarpe, sì, io indico sul computer generalmente, e scartano quindi i raspi in maniera automatica. Anche qua sono investimenti. Poi possiamo decidere di fermentare il vino qui dentro, ovvero in tini banalmente di plastica, ma non è che venga un vino cattivo, eh? Non c'è un rapporto diretto per cui potete dire se il vino è fermentato nel tale materiale fa schifo, se invece è fermentato nel tal'altro è buono. Sono tutte scelte produttive dovute a esperienze diverse, tradizioni vinicole diverse, anche un discorso di quantità, cioè se io ho delle grandissime quantità è difficile che mi venga in mente di vinificare qua dentro, se sono un produttore industriale non farò queste cose qua, ma farò già invece delle scelte di questo tipo. Qui siamo invece in una vinificazione in cemento, quindi possiamo fermentare in plastica, possiamo fermentare in acciaio, possiamo fermentare in cemento, possiamo fermentare in legno con delle dimensioni anche molto importanti, come vedete ci si sale con la scala, lì poi vedete linea aceto, ma la Garbellotto fa alcune delle botti più note, più usate sicuramente in Piemonte, ma non solo. Abbiamo diverse dimensioni poi per invece affinare il legno, cioè un conto è il legno, buono, il vino, un conto è fermentare e quindi creare il mosto, poi separiamo la parte
delle bucce e di tutto quello che non ci interessa dal liquido, a quel punto noi lo dobbiamo mettere a affinare e lo possiamo mettere di nuovo o in cemento o in acciaio per un po', oppure direttamente in bottiglia se viene che diamo via subito, oppure lo mettiamo in legno. E in legno anche qua ci sono diverse dimensioni, quindi persone che producono queste cose, bottai che producono grandi botti, oppure che producono quelle che sicuramente avete sentito nominare, chiamate barrique oppure tonneau, che sono botti decisamente più piccole, dove anche qui c'è tutta una questione di competenza di chi fa la botte e di chi la sceglie. Cioè non abbiamo un tipo, cioè va bene, finalmente ho capito e mi sono deciso a invecchiare il mio vino, affinarlo nella botte grande o nella piccola e mi sono tolto da tutti i problemi. No, perché devo decidere quanto è stato tostato il legno con cui viene fatto, quanto è stato invecchiato a sua volta il legno con cui viene fatta la botte, eccetera eccetera. Quindi queste sono tutte scelte produttive. Le famose anfore di cui dicevamo, qua vi faccio vedere anche appunto delle pratiche differenti. Io in maniera un po' implicita sto giocando nel farvi vedere dei protocolli produttivi più di tipo artigianale, numeri più piccoli. Attenzione, l'artigianalità o l'industrialità della produzione in realtà non ha tanto a che fare col fare 20.000 o 2 milioni di bottiglie, ma col fatto di fare le cose in maniera standardizzata oppure no. È chiaro che è difficile essere artigiani producendo 2 milioni di bottiglie, ma si può essere industriali producendo 20.000 bottiglie, quindi anche con piccoli numeri. Se noi abbiamo il vigneto meccanizzato, ci affidiamo appunto a dei protocolli di vinificazione, facciamo le cose, interveniamo sul vino, per esempio, queste sono due tecniche in cui mettiamo il liquido a contatto con il cappello che sta fermentando. La prima, spingendo a mano giù il cappello, si chiama affollatura. La seconda, praticamente si prende con delle pompe il vino da sotto, il liquido da sotto il mosto, e lo si ributta con le pompe sopra il cappello. Non è che rimontaggio, si chiama rimontaggio, non è che questa sia una pratica diabolica, la fanno tantissimi ottimi produttori. Vero è che però i produttori più di qualità cercano di traumatizzare il vino il meno possibile. È chiaro che con le pompe qualche scossone al mosto, al vino lo si dà. Meglio fare le cose travasando a mano, quindi per caduta. È chiaro, sono tutte cose che hanno dei costi di tipo produttivo e temporale differenti. Roberta, mi chiedevo se questa delicatezza che si usa in questa fase con cosa ha a che fare, con il fatto che il vino è sottoposto a pratiche pesanti più tanti. Il vino è una cosa viva e quindi più è trattata in maniera brutale, più letteralmente si traumatizza, cioè si in qualche modo si sfibra, si deve le varie componenti, è complicato adesso mettere assieme tutto, ma le varie componenti del vino, da un lato l'alcol, gli acidi, le componenti gliceriche, quindi quelle che danno un po' di morbidezza, di rotondità, le componenti di cosiddetto estratto secco, cioè quando avete visto tutti, finito il bicchiere, lasciato lì la mattina dopo, comunque rimane qualcosa nel bicchiere, quello lì è l'estratto secco, cioè le sostanze che sono dei precipitati sia organici sia in realtà anche c'è una parte cosiddetta di cenere, quindi parti minerali. Più quella parte è imponente, più il vino è strutturato, è grosso. Allora, tutte queste parti qui, se il vino è scosso,
tendono ad andarsene un po' per i fatti loro, questo noi lo percepiamo al palato, cioè sentiamo dell'alcol che improvvisamente è fastidioso e poi dopo arriva l'acidità che assieme all'alcol starebbe bene perché lo renderebbe più sopportabile, invece va anche lei per i fatti suoi, quindi sono due fattori di disturbo invece due fattori che si armonizzano, cose di questo genere. E questo vale anche per tutti i procedimenti, per esempio come le filtrazioni, cioè il vino si può, sono altre, adesso qua non vi ho portato a far vedere come sono fatti i filtri, però se torniamo qua possiamo concentrare il vino attraverso dei procedimenti che hanno proprio un nome affine a procedimenti medici che vorremmo non incontrare mai, tipo la dialisi, tipo la ureasi, cioè si possono sottoporre i vini a procedimenti con macchinari che in qualche modo vanno, è tutto legale, attenzione, io non sto parlando di procedimenti illegali, è tutto legale, ma è tutto verso un protocollo più standardizzato e industriale che non verso un protocollo naturale. A proposito di questo, vi faccio vedere un'immagine, adesso qua è veramente, cioè ovviamente è più per l'idea poi di che cosa si può fare, ve lo leggo come una sorta di litania. Esistono diversi modelli produttivi per il vino, cioè quello che noi viene chiamato vino convenzionale, cioè il vino che mediamente troviamo al supermercato, non è solamente uva fermentata e messa poi in bottiglia, non lo è perché si possono fare tutta una serie di operazioni, alcune di queste ve le stavo citando, ma si possono anche aggiungere o togliere alcune componenti, ovvero esistono degli acidi nel vino che rendono un vino, la componente acida, se non è in eccesso, se no poi spesso diventa l'aceto è acido, ma non lo vediamo volentieri, ma in certe proporzioni la componente acida dà piacevolezza al vino. Ora noi possiamo aggiungere, per esempio, non ci è venuto un vino abbastanza acido perché abbiamo raccolto l'uva troppo matura, quindi abbiamo tanto zucchero, magari tanto alcol, ma abbiamo una sensazione di cottura, di marmellata e c'è poca acidità, acido tartarico e via, altre cose. Tutte legali, lo possiamo fare. Lo possiamo fare, attenzione, anche nel vino biologico. Il vino che viene certificato biologico, un tempo potevamo solo certificare l'uva di provenienza come biologica. Oggi c'è una certificazione che dice che il vino in generale è biologico, ovvero, in qualche modo, lo vedete anche dalla rappresentazione, si possono fare meno cose in cantina, ma se ne possono comunque fare tante. Per esempio, si può usare, sapevate che si usa l'albumina, l'uovo per chiarificare i vini? No, e invece sì, si usa l'albumina per chiarificare il vino rosso, si usa la bentonite per chiarificare, che è un'argilla vegetale, ma comunque si mette nel vino per aggregare delle componenti reattive che praticamente si staccano dal liquido e si attaccano a quest'altra componente, la bentonite per i vini bianchi. Si possono aggiungere sostanze chiamate mannoproteine per dare una maggiore stabilità e per dare una struttura al vino differente. Si possono persino aggiungere i tannini, cioè quella sostanza che nei vini rossi ci lega alla bocca, se è troppa non è bella, però invece se è dentro un'armonia nel vino è piacevole. Quella sostanza sono i tannini, non ne avevamo abbastanza nell'uva, abbiamo lavorato male, li aggiungiamo con dei sacchettini, io quando faccio delle prove di
degustazione, i piccoli corsi così, porto i tannini in polvere e se li sentite con l'acqua, sentite bene la sensazione, ma naturalmente è un tannino molto più asciugante di quello che viene dalla buccia dell'uva. E si possono fare molte molte altre cose. La certificazione Demeter è una certificazione biodinamica che comunque ancora permette qualche operazione qua e là. Questo grande, questa grande etichetta molto di marketing ma anche di sostanza del vino naturale, invece sono una serie di produttori che scelgono di non usare nulla in cantina se non le cose che sono necessarie appunto per mantenere il vino intatto dal punto di vista dell'azione antibatterica, antiossidante, ovvero la solforosa, cioè quella, i famosi solfiti aggiunti. Alcuni scelgono anche di non aggiungere solfiti, non sempre i vini sono stabilissimi, direi quasi mai, ma non vi fate fregare da adesso tutta questa grande retorica che c'è sui vini senza solfiti, perché proprio perché i solfiti servono per come funzione antibatterica, naturalmente più il vino è purificato in maniera industriale da sostanze che possono avere delle deviazioni appunto grazie all'azione dei batteri, più è facile non usare solfiti. Non a caso il principe degli enologi italiani, tale Cottarella, che fa i vini di aziende grossissime, ricchissime e molto mediatiche, banalmente fa pure i vini di D'Alema ultimamente, sta adesso spingendo su questo, su questa cosa dei vini senza solfiti. Ma perché? Perché può lavorare in delle situazioni che in realtà gli permettono di fare tutto il resto e arrivare poi a dire: ah, io però non ci ho messo i solfiti, ho fatto dei vini pazzeschi, naturalissimi. Quindi qua bisogna stare molto attenti sull'uso di marketing di certi termini. Tenete conto che naturalmente il vino naturale è un'etichetta che non vuol dire nulla, nel senso che cos'è natura? Naturalmente l'uomo lì dentro c'è, vino naturale non si può neanche usare in etichetta, danno delle multe, perché è un po' complicato dire che cosa è natura e che cosa no, perché anche l'albumina è natura, non c'è mica nessun problema. Andiamo a finire ancora la fase di imbottigliamento, che appunto, come vi ho detto, può essere svolta da tutt'altra azienda. Quindi io posso essermi fatto le mie uve, il mio vino, e decidere che lo vendo a Roberta, e Roberta imbottiglia il suo vino di Roberta Garuccio, e nessuno saprà mai che le uve venivano da me e il vino gliel'ho venduto io. Quindi imbottigliare è ancora un altro procedimento, volendo. E anche qua ci sono una serie di competenze e di proprio reti commerciali attorno. Tanto la questione dei diversi tipi di bottiglie, che hanno a che fare anche con le storie culturali delle zone in cui il vino viene prodotto. A Bordeaux voi troverete sempre vini imbottigliati in questo genere di bottiglie, in Borgogna troverete sempre vini imbottigliati in questo genere di bottiglie, in Alsazia e nel Reno troverete sempre vini imbottigliati in questo genere di bottiglie, e questo proprio legalmente, cioè non si può imbottigliare in altre forme, quantomeno qui in Borgogna e qui a Bordeaux. Dopodiché avete la bottiglia appunto di champagne, sono tutte fatte diversamente anche per comunicare un'identità territoriale.
qui la Marsalese, il porto, qui dove viene storicamente imbottigliato il Tokaj, qui quella che a noi in Italia sembra una bottiglia dove viene messo vino di scarsa qualità, in realtà non è così, perché è una bottiglia classica della Franconia, l'ultima destra, chiamata appunto Boxbeut, dove vengono imbottigliati invece vini di grande qualità come Riesling e Silvaner. Tappi, anche qua un produttore di vino passa moltissime delle sue ore a sbattersi per andare a cercare un fornitore di tappi che lavori in maniera particolarmente oculata e usi piante che siano più sane possibili, quindi non solo siano più sane possibili, ma anche stacchi del monopezzo dagli alberi da subero e non prenda delle cose un po' qua e là perché sono meno tracciabili. Tutti noi abbiamo sentito il vino che sa di tappo, è dovuto a una malattia del sughero, una malattia, no, a un fungo che poi dà una sostanza che si chiama TCA, che è triclorinasolo, adesso comunque TCA è l'abbreviazione corretta. Vedete, ci sono diversi tipi di tappi, anche qua si può scegliere tappare con tappi sintetici a vite di vetro. Sarebbe da fare tutto un discorso sul fatto che non è vero che il tappo a vite corrisponda a vino di cattiva qualità, è anche un problema culturale, noi siamo abituati a stappare e a dare, a proposito di convivialità, un significato di gioia al momento in cui si stappa il vino, l'idea di abitarlo e riabitarlo non ci piace tanto, ci sembra un po' la bottiglia di Coca-Cola, ma non è così perché il tappo a vite ha il grande vantaggio di lasciare tutte le bottiglie uguali, cioè noi non avremo mai delle bottiglie che uno dice ah fantastico, l'altro giorno ho bevuto questo Barolo del 82, meraviglioso, e poi ho bevuto quest'altro che invece faceva schifo perché non ha tenuto il tappo. Lì non c'è verso, il tappo a vite viene uguale. Si discute se e quanto la microossigenazione che è consentita da un tappo di sughero è assolutamente necessaria per un invecchiamento positivo di alcuni grandi vini come appunto il Borgogna, il Barolo, il Brunello, ma beviamo tranquillamente dei Riesling del 47 godendoli a piene mani e lì sono imbottigliati con il tappo a vite. Quindi insomma, infine, poi vi lascio, cioè ve ne andate lo stesso anche se non vi lascio andare. Infine la questione della messa in commercio, perché anche qui sono coinvolte moltissime figure. Allora, intanto la questione è quella della denominazione, io qua ho messo la produzione, della scala delle classificazioni dei vini, che adesso io ho messo anche la parte europea, adesso esistono vini a denominazione di origine protetta, quindi dei vini DOP, e vini indicazione geografica protetta, IGP. Ora, i vini DOP in Italia ricadono sia i vini che noi conosciamo come DOCG, cioè denominazione di origine controllata e garantita, sia i vini DOC, cioè denominazione di origine controllata. Qual è la differenza fra i due? Fondamentalmente la differenza fra le due classificazioni è un controllo più serrato nella denominazione di origine controllata e garantita, perché viene ricontrollato il vino dopo l'imbottigliamento, quindi due volte, mentre nella DOC, cioè dopo la messa in commercio, perché invece nella DOC viene controllato il vino quando si inviano i campioni alla commissione che discute se dare o non dare la DOC a un produttore, e poi dopo la messa in commercio non viene più controllato nella DOCG, sì. E in più i disciplinari delle DOCG sono più restrittivi, cioè si possono fare meno cose e sono più
ristretti territori in qualche modo. Adesso è complicato spiegarvi in un minuto la differenza tra l'OCG e l'OPE. Quello che però mi importa sottolineare è che dobbiamo anche qua levarci dalla mente il fatto che automaticamente un vino DOC sia meglio di un vino IGP o di un vino da tavola. Per fare un esempio molto noto, se avete mai sentito parlare del Sassicaia, vino che ha dato un po' origine e notorietà a questa categoria dei super Tuscans, cioè i vini toscani fatti come se fossero dei Bordeaux, proprio per una questione di non sentirsi legato da dei disciplinari che non gli avrebbero permesso di mettere le uve che venivano utilizzate per che vengono tuttora utilizzate per il Sassicaia, il produttore decine e decine di anni fa fece un vino che era vino da tavola e vendeva un vino che è uno dei più cari in Italia come vino da tavola. Dopodiché è diventato talmente potente che adesso esiste la DOC Sassicaia fatta da lui, solo lui. Però gli hanno dato la denominazione di origine. Però questo, appunto, non confondiamo il piano della qualità col piano effettivamente della regolamentazione del controllo. Ma qui si apre veramente tutto un problema per cui, per esempio, i viticoltori, i produttori di vino naturale, di cui dicevamo prima, stanno sempre più spesso andando verso l'uscita dalle DOC, perché dicono sono costruite con dei parametri che, per esempio, se io porto il mio vino che non è chiarificato, non è filtrato, quindi è più scuro di colore, più concentrato, per esempio se si parla di un bianco, non mi danno la DOC perché non corrisponde alla tipicità secondo loro, perché è una tipicità costruita su parametri enologici. E quindi qua diventa il paradosso per cui in realtà il vino più espressivo del territorio è quello che non passa la DOC. Un esempio recente che ha assunto abbastanza notorietà è quello di questi produttori di Franciacorta, un produttore che si chiama Cadelvent, a cui è stata negata la DOC, anzi la DOCG, perché Franciacorta è una DOCG, e infatti ha dovuto chiamare il suo vino non più Franciacorta, ma con un nome di fantasia che è stato l'escluso, perché era un vino fatto senza lieviti selezionati e quindi, poiché il 99% dei Franciacorta sono tutti fatti con lieviti selezionati e non con i lieviti che sono normalmente presenti in cantina, aveva dei sentori aromatici che lo allontanavano dalla tipicità della zona, che però è una tipicità appunto costruita in laboratorio, letteralmente, perché vengono usati dei lieviti che sono selezionati in maniera chimica. Quindi, per la messa in commercio c'è tutta questa questione delle denominazioni, e poi anche qua il vino può arrivare nei nostri bicchieri, e insomma noi possiamo comprare la bottiglia con una serie di percorsi, non dico infinita, ma molto variegata. Cioè noi possiamo comprare direttamente dal produttore come privati, se il produttore gestisce anche la parte di vendita, oppure anche come ristorante possiamo telefonare al produttore e dire ci mandi 60 bottiglie del tale vino, e questa è una strada possibile. Però molto spesso non è possibile per un produttore controllare anche questa parte, quindi si affida o ad agenti, quindi persone che girano nei ristoranti, dicono lo conosci questo vino, lo vendo, ordinami le bottiglie, dopodiché queste persone chiedono una provvigione con qualunque agente commerciale alla casa. Oppure esistono delle altre figure che si chiamano distributori, che praticamente propongono un catalogo, cioè quindi una selezione di vini che può essere più o meno pensata secondo dei criteri, cioè una selezione di vini per esempio solo naturale, una selezione di vini solo con spiccate caratteristiche di acidità o di mineralità, oppure invece vini molto rotondi, cioè pensare.
esame immunologica e si sa che se si vogliono quel tipo di vini bisogna rivolgersi a Campo Pirella, oppure Teatro del Vino, oppure Eres, e quindi il produttore non vende più singolarmente al ristorante o all'enoteca, ma invece vende il vino a questo distributore che poi si occupa di commercializzarlo sul territorio nazionale, magari invece anche solo sul territorio locale. C'è la GDO, naturalmente, quindi la grande distribuzione, che è un altro canale che è particolarmente aggressivo. È chiaro, se viene da me produttore Esselunga e mi dice guarda, adesso io ti compro 200.000 bottiglie, mi strappa anche dei prezzi diversi, magari mi mette anche su una strada per cui io avevo un dubbio se rimanere a un determinato livello di produzione, quindi magari di controllo anche artigianale, e a quel punto dico no, vabbè, adesso comincio, mi compro le uve e faccio del vino in più non solo con le mie uve, e quindi comincio a perdere un po' il controllo su quella fase produttiva, quindi divento un po' più industriale anche su richiesta del mercato. Poi ci sono le fiere di settore, da quelle sto parlando di fiere in cui si vende, perché sennò in Italy la conosciamo tutti, ma non è una fiera dove si vende, è solo dove si mettono in contatto i diversi settori, appunto chi offre il vino e chi potenzialmente lo può fare circolare. Ma fiere di settore, per esempio, la Terra Trema qua a Milano, in Cavallo, è una fiera dove si vende. C'è la fiera della FIVI, della Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, ogni anno a Piacenza, c'è Sorgente del Vino, ce ne sono ormai tantissime. Questi sono altri canali in cui sempre più i produttori, soprattutto artigianali, vanno per vendere in maniera diretta e saltare, buon per loro, un passaggio di mano. E poi naturalmente altre figure importanti, le guide, i critici e insomma, ma la finisco qui perché direi che siamo arrivati. Grazie.